Bentornati e bentornate per una nuova puntata del mio personalissimo Advent Show X1. Ogni giorno, da qui fino a Natale, gioco ad un gioco sullo Sharp X1 in Real Hardware. Un gioco scelto in base ai miei gusti personali e a quello che ritengo sia, diciamo, interessante mostrarti. Ma bando alle ciance e passiamo a vedere il gioco della giornata. Naturalmente, subito dopo la sigla! Bene, 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 bentornati. Bentornati, visto che qualcuno in più si è iscritto al canale, questa cosa mi fa francamente piacere. E, spero di, diciamo, aver un pochino migliorato l'audio, ma non ne sono sicurissimo. Ad ogni modo, non voglio perdere ulteriore tempo, andiamo a vedere che cosa vi ho preparato per la giornata. Per la giornata, naturalmente, andando a vedere il nostro alberello. Oh, ecco il nostro alberello. Ah, come avrete certamente notato, l'albero oggi è un po' strano, nel senso che ha un punto interrogativo in più. Questo perché, come sapete, io registro tante puntate insieme per una questione di mancanza di tempo. E purtroppo ho avuto un problema con il gioco della puntata precedente a questa. Per non rovinarvi la sorpresa, ho coperto il gioco con un punto interrogativo, sperando di risolvere il problema nel frattempo. Ad ogni modo, non perdiamo ulteriore tempo, andiamo a dare un'occhiata al gioco del giorno. Pronti? 3, 2, 1, via! Demon Crystal. Demon Crystal. Allora, Demon Crystal è un gioco piuttosto famoso in Giappone. Nel senso, è stato piuttosto famoso in Giappone perché parliamo del gioco del 1985, sviluppato dal YMCAT, ed è un gioco che all'epoca era molto famoso per le piattaforme giapponesi, diciamo, dei microcomputer. Quindi parliamo di MSX, PC8000, PC88, Sharp MZ e Sharp X1. Il gioco è poi stato ultimamente convertito anche per Nintendo Switch, diventando adesso famoso anche in Occidente. Due parole sulla trama. Sulla trama. Allora, in un paese lontano sul palo c'era una volta un demone chiamato Sharudo. Sharudo arrivò nella Terra delle Fate e con la forza la occupò. Costruì una sorta di maniero e di città piena di mostri e demoni e, non per ultimo, riuscì a completare il quadro nefasto andando a rapire la principessa Chris di questo mondo delle fate. Ed è proprio in quel momento che entrate in gioco voi, Ares, l'eroe di turno che deve andare a salvare la principessa. Allora, Demon Crystal è un action puzzle game. Vi trovate a giocare all'interno di una casa per un totale di 30 volte, quindi di 30 case. Questa casa ha diversi piani con diverse scale e il vostro compito è quello di recuperare delle chiavi, appunto, le chiavi sparse per i vari piani per aprire eventualmente delle porte secondarie e poi una grande chiave per aprire la porta principale e passare al livello successivo. L'unica arma di difesa che avete contro i mostri sono delle bombe che se lanciate esplodono distruggendo i mostri e producendo del fuoco. Se toccate il fuoco morite, quindi c'è anche questo ulteriore interessante elemento di gameplay. Ma andiamo a vedere il gioco direttamente nella nostra postazione. Eccoci qua. Allora, pronti a iniziare la partitella al mitico Demon Crystal. Eccoci qua, House 1. Spero di poter fare una partita decente. Allora, vediamo un po' che riusciamo a combinare. Eccoci qua. Allora, io questo tipo di giochi li amo particolarmente perché sono giochi che
mi rilassano. La verità è che se non giochi che mi rilassano. Mentre tipicamente là c'è una chiave. Mi sa che conviene che vada a prenderla. Ok. Mentre in genere i giochi con un elevato contenuto di azione possono indurmi a un certo livello di stress perché ormai sono vecchio. Questo tipo di giochi qua, che comunque hanno un livello di azione contenuto, mi intrigano, non lo so, mi piacciono. Parte quando muoio. Va bene. Ah, a parte che mi sa che potevo scendere dalla porta di sotto. Però vabbè, ormai la prima vita è andata così. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. Bisogna sempre stare attenti alla fiamma. Sì, comunque la serie del Demon Crystal, probabilmente il 2 è più carino. Il 2 è più carino rispetto all'1, nel senso che comunque è stato fatto a un anno di distanza, quindi hanno migliorato la formula originale, quello sicuramente. Però c'è da dire che anche questo non è male per niente, non è male per niente. Io quasi quasi faccio il giro dall'altra parte, anche perché là c'è una porta. E passiamo subito allo schema successivo a sto punto qui, vediamo un po' se riusciamo ad andare. Penso di sì, eccola qua. Dicevo, hanno sicuramente migliorato la formula, no? E quindi il gioco, il 2, il seguito è comunque effettivamente migliore. Però comunque è interessante mostrare anche quello che era il titolo originale, secondo me. È comunque interessante. Prendiamoci qualche bomba. Bomba. Qualche bomba lì. Questo è un problema perché facciamo così. Bam. Problema, bam. Bam. Ok. Ok, perfetto, là c'è un muro, del muro non ce ne frega un ceppone. Allora, credo che per passare allo schema successivo devo andare a prendere quella chiave là, lì, 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 là, 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 lì. Allora, questo è un pezzo un po' complicato perché con due mostri messi così è un po' una palla. Un po' una palla. Vediamo che riusciamo a fare. Vedi che quello spara. Oh, a questo punto facciamo così. Facciamo così. Mori. Ok, facciamo così. Prendiamo un po' di roba, ma pure lì c'è una motoschella. La motoschella. Ah, aspetta, mi è venuto in mente una cosa. Mi è venuto in mente una cosa. E io adesso posso tranquillamente fare così. E andarmene via al terzo schema, perché mi mancava, credo, una chiave. No, ho finito il tempo. Mannaggia. Col fatto che non sento il sonoro, il fatto che non sento il sonoro è un problema serio, serio, serioso. Serio, serio, un problema serio, serio. Boom, questo è andato. Prendiamo la bomba. A questo punto però apriamo questa. Eccolo qua, vedi? Ok. Poi secondo me andiamo qui, facciamo così. Prendiamo il chiavone e arrivederci, grazie. Perché è vero, sì, ora mi ricordo che in realtà Demon Crystal ci ho giocato poco, ho giocato più al 2, però sì, anche lì è così, hai delle porte, diciamo puoi aprire porte da diverse, cioè istanze in cui hai due porte per arrivare alla stessa parte, in sostanza. Vediamo un po' che riusciamo a fare qui, che cosa c'è qua. Allora, io aprirei qui. No! Game over. Game over. Poi ci facciamo un'altra partitella di quelle. Però mi piace, mi piace, mi rilassa, mi rilassa. Game on Crystal mi rilassa, mi rilassa. È una questione di concentrazione e visibilità che con questo mascherone io non c'ho per niente, per niente, nientoso. Vabbè.
Muori. Oh no, si è fermato. No, si è rifermato. Muori. Ok, perfetto. Prendiamo chiaro, prendiamo bombe perché ci servono. Le bombe ci servono sempre, sempre. Andiamo qui. Prendiamo questa e andiamo. E là, la bomba quasi quasi la lascerei. No! Va bene. Sconcentrato, porca miseria. Oh, ma non riesco, è incredibile. Non riesco a giocare un titolo che uno in maniera decente. Ma come diavolo è che... Non riesco a giocare a un titolo in maniera, dico, da campione, no? Ma da giocatore medio. Invece no, se non riesco a morire nelle maniere più stupide, tipo questa. Va bene, questa partita è andata malissimo, adesso mi suiciderò, farò un atto di suicidio per la vergogna e ricomincerò da capo perché, ecco, perfetto, adesso concentrazione, 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 adesso gioco bene, forse, gioco bene, anzi no, sicuro, gioco bene, adesso arrivo a casa 30, speriamo. Comunque, se avete una Switch e volete in qualche modo giocare al titolo, probabilmente è la soluzione. Oh, e muori, porchettalo. Oh, incredibile! È la soluzione migliore quella di giocarla appunto su Switch. Perché mi pare. Allora, sicuramente Demon Crystal 2 è stato sicuramente convertito su Switch. L'uno mi pare di sì, però. Potrei anche dire una castroneria, una mega castroneria. Potrei. Io, sai che c'è? Quella bomba la lascio là e sti cazzi, come si dice a Roma, che invece non vuol dire bello, bello, una cosa figa, no? Sapete, quando io sento qualche milanese che dice e sti cazzi, viene sempre da ridere. Perché a Roma, siccome è un'espressione che io ho sempre sentito tipicamente romana, e sti cazzi vuol dire chi se ne frega, no? Quindi, guarda che figo questo! Sti cazzi! E come dire chi se ne fotte. Invece l'espressione corretta dal punto di vista volgare, grammaticale, a Roma per dire bello è me coglioni, che invece sta a significare una cosa molto 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 bella, molto bella. Molto bella. E quindi importante, anche oggi abbiamo chiarito un altro punto importante. Ok, muori. Ok, perfetto. Questo è morto. Ok, bomba. Poi se non mi ricordo male devo andare su, perché io prima ho fatto così, quasi per... No, non ho la chiave. Come non ho la chiave? Perché non ho la chiave? Perché la chiave sta là, giusto, giusto, va bene, ma non c'è problema. Sì, perché è vero, anche questa è una cosa che non ricordavo. Le chiavi una volta prese rimangono? Boh. Lo sai che non ci ho fatto caso, non ci ho fatto caso. Perché non ho scelto Demon Crystal 2 che è più semplice da giocare e invece ho scelto questo qui che è un bagno di sangue? Bella domanda. Perché tra l'altro mi pare ricordare che Demon Crystal 2 l'ho anche caricato sullo Sharp X1 e funzionava perfettamente. Perché ho scelto l'1 anziché il 2? No! Porca vacca! Perché sono uno sciocco, sono uno sciocco. Sono un grande no, non permangono. Ho evidentemente aperto la porta sbagliata prima, perché la chiave ce l'avevo. La chiave ce l'avevo, perché non mi ha aperto su? Perché non me l'ha aperto su? Ah, perché ho aperto quell'altra di... Ecco, non ho fatto la cazzata di aprire quella lì, invece non devo. Va bene, ok.
Che vergogna, che vergogna, che vergogna. Vabbè, dai, proviamo, dai, dai, ce la faccio, dai, ce la faccio, cavolo. Sono arrivato solo alla casa 2, una tristezza. Prima sono arrivato alla casa 3, dai, almeno alla casa 5 ci devo arrivare, dai. Non dico 10 perché 10 è un numero troppo elevato per me. Bomba, che dai. E poi con questo gioco che si blocca. Ora, questo gemet che si blocca, secondo me è un campanello d'allarme, perché, come vi dicevo precedentemente, ho avuto uno stranissimo problema. Ho avuto uno stranissimo problema col caricamento del gioco della puntata prima, che non carica più, ma non carica più neanche utilizzando diciamo l'immissione diretta dell'audio con un adapter sulla testina, no? Che vuol dire che secondo me c'è qualcosa che non sta più tanto funzionando bene, perché questa macchina purtroppo non è stata, a parte il registratore elettromagnetico che ho revisionato, il resto della macchina non è stata revisionata, quindi ha gli stessi condensatori vecchi che aveva all'epoca, e quindi questa cosa mi fa pensare che potrebbe essere un problema anche il caricamento legato. No, legato probabilmente a qualcosa che mi sfugge, che sta cominciando a mal funzionare, perché è molto strano che una macchina che prima mi caricava perfettamente un gioco più volte, a un certo punto smetta completamente di caricarlo. Mi sa che la porta sta là nascosta, sono proprio un fesso, infatti noi ci andiamo di là. E questo mi viene da dire che probabilmente è dovuto a... Allora, un RAM non credo che sia un problema di RAM. Ecco, vedi, 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 adesso non sta rispondendo correttamente. Di RAM non credo, perché sennò dovrebbe in teoria non smettere di funzionare neanche gli altri, dipende da dove salva e dove segue, però questi sono giochi più o meno che usano più o meno le stesse aree di memoria come posizionamento, chiaramente chi di più chi di meno, però secondo me no, mamma che spreco di chiave, che spreco di chiave, muori. Secondo me c'è qualcosa che mi sfugge. Comunque, allora, RAM non è mai un problema. Di questa macchina c'è solo un grosso problema, diciamo un paio di grossi problemi. Se si rompono un paio di chip, che sono, che non credo che siano in questo caso questi qui, che sono nell'ordine, un gate array complesso della Sharp, che è un chip fatto, c'è qua una chiave, meno male, fatto appositamente per la macchina, per in qualche modo, male, un'altra chiave, una bomba, buona, per in qualche modo ridurre il numero delle logiche discrete che sono presenti in queste macchine. Questo gate array è particolarissimo, l'ha prodotto solo la Sharp, solo tra l'altro secondo me per questa versione dell'X1, quindi devo scendere di là. Quindi parliamo della versione C, 801C, e quindi se si rompe quello vuol dire che devi trovarne un altro da un'altra macchina uguale. Poi c'è un chip custom, sempre Sharp, che non ho idea esattamente di cosa si occupi. Fino al tempo. Mannaggia. Ma scusa, la porta dove compare? Non capisco, la chiavuna dov'è? La chiavuna dov'è? Oh no! Che morte stupida. E un chip custom che sta vicino allo Yamaha, al General Instruments che c'è dentro, quello che si occupa dell'audio, l'8910.
Quello è un altro chip che se si rompe è un problema, perché anche quello è praticamente solo presente negli X1. Allora, se il resto si rompe è riparabilissimo, perché per fortuna, a differenza per esempio della serie MZ, diciamo più tarda, quindi dall'82-83 in poi, non ha chip Surface Mounted, perché ragazzi, queste macchine giapponesi, anche gli MSX sono dato dentro, non hanno i classici, solo i classici chip con i a ragnetto, per intenderci, con le zampette che si infilano nei buchini, no? Ma hanno molti chip Surface Mounted, che è una cosa particolarissima per macchine di quell'epoca, no? Perché all'epoca si usavano chip, tipicamente componenti off the shelf, per produrre i microcomputer, quindi diciamo pezzi di roba, se facciamo così, saliamo, muori, pezzi che si potevano comprare nel negozio di elettronica. I giapponesi invece, siccome che erano nel boom del... non ho chiavi? Quella, ma come ci arrivo là? Ah, da quell'altra scala, che fesso! I giapponesi invece, che avevano un'industria microelettronica potentissima all'inizio degli anni 80, producevano... infatti era morto, va bene. Ok, va bene, adesso però ho capito, come faccio un'altra... Producevano, dicevamo... Producevano chip per conto loro, no? E quindi per abbattere il costo delle macchine e quindi usare meno logiche discrete, che sono quei cippettini piccolini che trovate nei circuiti, per costruire circuiti, diciamo, dei microcomputer, anche nelle console, loro che facevano? Associavano tutte le funzionalità di queste logiche discrete in un unico grosso chip che si fabbricavano nelle loro fabbriche, nelle loro fonderie. Mannaggia, brutta partita iniziale. E per esempio Sharp, non vorrei dire una fregnaccia, vorrei dire una fregnaccia, ma Sharp era particolarmente specializzata in questa cosa di produrre gate array particolarmente complessi. E mi pare che tra i vari fornitori della Commodore nell'ultimo periodo di vita del Commodore 64, quindi con quello che viene definito Release E, quindi mi pare che il grosso gate array che diciamo, serve per ridurre ulteriormente il numero di componenti che troviamo nel Commodore 64E, diciamo, molti voi conoscono come Combo 64-2 o C. Ebbene, quel gate array in alcuni casi, se non mi ricordo male, è addirittura fornito da Sharp, che infatti è specializzata nel fare questi gate array. Però potrei anche ricordare male. Comunque non lo faceva sicuramente la MOS, perché la MOS purtroppo all'epoca già era condannata, insieme a Commodore, di cui faceva parte, all'oblio, cioè era rimasta indietro, non so, 10 anni per quanto riguarda la tecnologia di produzione dei microprocessori, perché il buon Irving Gould, buon, insomma, manco troppo buon, l'aveva spremuta come pochi, pochi hanno spremuto un'azienda che poteva campare ancora chissà quanti anni. Invece no, lui è riuscito a farla chiudere. Ah, ho sbagliato, adesso devo fare tutto il giro, vabbè, lo faccio sempre lo stesso errore. Chiudere perché insomma, i motivi sono tanti, probabilmente non gliene fregava niente, per lui era solo un modo per fare soldi. Mingold era un investitore, non gliene fregava niente della tecnologia, della gente che ci lavorava, dell'innovazione, non gliene fregava niente, gli fregava solo dei soldi. E
E quindi praticamente non ha investito nulla. E MOS, che quando è stata comprata da Commodore, praticamente negli anni 70, era leader nella produzione, a livello di processo produttivo era fortissima. Ho rifatto lo stesso errore. Nella produzione appunto di microchip negli anni 70, all'inizio fine degli anni 70, negli anni 90, diciamo fine anni 80, inizio anni 90, un periodo in cui il Commodore 64 non è ancora prodotto perché macchina a basso costo, nella sua versione appunto E, quindi estremamente economica, e da cui E Economics. No, alcuni dicono in realtà può darsi che in realtà non esiste c'è la C64A che è il release originale, poi c'è il B che è quella più diffusa, quella che chiamiamo in tutte le varie varianti di schede Breadbean. Poi esiste una versione che viene chiamata C, che è la prima scheda logboard per la il Commodore 64, però non ha ancora il gate array quello grosso, ma è una versione diciamo rivista al ribasso per quanto concerne dov'è la porta, eccola là, per quanto concerne ce l'abbiamo una chiave per venire su, vediamo, magari ce l'abbiamo, non dobbiamo fare tutto il giro, se no siamo morti, ce l'abbiamo. Dicevamo, ha solo delle modifiche rispetto alla scheda precedente per ridurre il numero di CPRAM, e poi abbiamo appunto la E, che è la Economics, che invece è quella più economica. Ha ridotto il numero tantissimo nei chip, e a un certo punto cambiano anche lo chassis per avere il minor numero di viti, e con Commodore 64 è una macchina che praticamente è durata 10 anni in un periodo in cui, come abbiamo detto più volte, la legge di Moore era ancora valida. Quindi solo per questo è quasi miracoloso questa cosa qua, che sia durato così tanto, così tanto. E quindi pensa, sono arrivato a parlare con il 64 mentre gioco sullo Sharp X1 giapponese, praticamente come divagare senza senso. Ecco, bene, abbiamo fatto. Vediamo se qui facciamo così e c'è qualcosa, una chiave. Facciamo sparare, mori, perfetto. Perfetto, quindi se mi dice bene, io qui ci dovrei poter aprire adesso, dovrei poterlo, e dai, e non ti bloccare, sì, l'ho aperto, ok, porta, perfetto, perfetto, che ne sono? Va bene, AUS 4, allora, bomba, poi c'è quel cavolo d'omino, lo secchiamo subito, l'omino lo secchiamo. Lo mettiamo subito, poi saliamo. No! Porchetta, l'orchetta. Game over. Io, guarda, mi farei proprio un'altra partitella volante. Comunque, consiglio di giocarlo a Demon Crystal perché è un gioco divertente. Un gioco molto divertente. Il 2 mi ricordo che, se non mi ricordo male, c'è una mappa con le case. Essere, boh, potrei dire una fregnaccia, meglio che mi sto zitto perché ne dico già tante. Non vorrei, oh, ma facciamo così perché se no perdo tempo. Vado là, prendo la chiave, la bomba che è comunque comoda, ok. Poi andiamo a aprire lì. Vediamo che cosa riuscivo a fare. Questa è l'ultima, poi vi devo lasciare perché ero quasi propenso. Ecco. Così non devo premere troppo. Deve essere qualcosa su. No, devo provare a cambiare di nuovo i gommini, quelli con là dentro il joypad. Potrebbe essere quello. Magari se gliene trovo un altro un po' meglio. Ho scoperto che monta questo joypad gli stessi gommini, ho usato malissimo questa chiave,
Ogni volta faccio sempre lo stesso errore, impressionante, proprio come Picchietti, come me, sempre lo stesso errore. Muori, muori. Sempre lo stesso errore per il quale adesso mi tocca andare qua su per prendere la chiave. Accidenti, va bene. Allora, non apriamo questo a sinistra. Dobbiamo ricordarci di non aprire quello lì, di salire, seccare il mostro e andare direttamente là, così il 2, la stanza 2 la facciamo velocemente. Muori. Ok. La chiave l'abbiamo presa, dunque se non mi ricordo male devo andare alla stanza sopra, eccola. Eccola qua, perfetto. Prendiamo le due chiavi a questo punto. Chiavone, poi bisogna prendere la bomba e abbiamo fatto. Prendiamo la bomba, 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 bomba. Oh, che stupido. Va bene. No, devo rinunciare. Credo che questa ultima partita, ecco, oppure anche sopra ogni tanto si inceppa, ecco, perfetto, sono morto, mamma mia, va bene, io direi che con quest'ultima partita tristissima abbiamo mantenuto il livello di, diciamo, scarsezza, scarsezza, boh, di scarsitudine, neppure, di, diciamo, di incapacità, ecco, questo sì, riguardo al gameplay. E quindi diciamo mi interrompo qua, vi ringrazio se vi siete sorbettati anche questa puntata e ci vediamo domani. Sigla!